Buongiorno a tutti, benvenuti alla serie delle pillole di efficienza, la serie di lezioni sull'efficienza energetica offerta da ECIPA ESCO. ECIPA ESCO è la società di ECIPA Veneto che si occupa di servizi energetici per le imprese. Completiamo questa panoramica sulla norma 11352 andando a vedere quali sono i contenuti dell'appendice B, che va a specificare nel dettaglio che cosa deve contenere un contratto EPC perché possa essere definito tale. Vi ricordo che la presenza di almeno un contratto EPC attivo e con il ciclo di miglioramento completato, almeno un ciclo completato, è condizione fondamentale per ottenere la certificazione secondo questa norma. Partiamo facendo una brevissima digressione sul fatto che comunque i contenuti del contratto EPC sono specificati anche nella direttiva 27 del 2012, la direttiva dell'Unione Europea sull'efficienza energetica. Nell'appendice B della nostra norma invece vedremo c'è proprio un sinottico tra quelli che sono i contenuti per la direttiva e quelli che sono i contenuti della norma, con una terza colonna che va invece un po' a specificare come devono essere interpretati questi contenuti stessi. Partiamo con le prime voci. La norma richiede che il contratto EPC preveda un obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e questo ovviamente è sempre presente in ogni contratto. Meno presente, ma estremamente importante, è una dichiarazione di conformità del contratto all'appendice stessa. Ossia, il contratto deve contenere un paio di righe in cui viene dichiarato esplicitamente che il contratto è conforme all'appendice B di UNI 11352. I requisiti successivi invece sono quelli specificatamente tecnici. Primo, viene detto che il contratto EPC deve avere un riferimento esplicito alla diagnosi energetica. Abbiamo capito che ogni intervento serio di efficienza energetica parte da una diagnosi energetica, proprio perché è il punto di partenza, è lo statement in cui viene detta qual è la situazione iniziale. Da questo deriva il contenuto successivo che è relativo alla cosiddetta energy baseline. Bisogna specificare quali sono i consumi di riferimento. Perché? Perché sono quelli rispetto a cui andiamo a misurare specificatamente il miglioramento che otteniamo. E subito dopo dobbiamo specificare quali sono i fattori di aggiustamento, ossia non possiamo in generale dare il consumo di riferimento semplicemente come un numero, ma dobbiamo comunque legarlo a dei parametri di riferimento. Pensate per esempio alle temperature esterne nel caso della climatizzazione invernale, pensate ai volumi produttivi qualora facciamo degli interventi sul ciclo produttivo di uno stabilimento. In ogni caso dobbiamo trovare necessariamente dei fattori di aggiustamento che ci permettano di correggere il consumo di riferimento rispetto a cui andiamo a misurare il miglioramento dell'efficienza. A fronte di questo, fatte queste premesse tecniche, il contratto deve contenere una definizione degli interventi di miglioramento e questi tendenzialmente devono essere inquadrati secondo EN 15.900, quindi ricadere in quel tipo di casistiche e dobbiamo poi specificare qual è il miglioramento dell'efficienza energetica attesa, ossia dare il tipo di misure e il tipo di valorizzazione che facciamo sul miglioramento e dire in forma percentuale, in forma quantitativa, qual è il miglioramento atteso. Dobbiamo poi valorizzare, il contratto deve riportare una valorizzazione economica di quello che è il miglioramento e ovviamente specificare anche qual è la metodologia con cui andiamo a misurare questo. Dobbiamo poi specificare qual è il miglioramento garantito. Attenzione, miglioramento atteso e miglioramento garantito possono essere anche la stessa cosa. Contrattualmente posso dire che garantisco tutto quello che mi attendo. Oppure posso prendermi un certo margine, per esempio specificare che il miglioramento garantito è soltanto il 90% del miglioramento atteso. Tutto questo però deve essere scritto specificatamente. Requisito successivo,
contenuto contrattuale fondamentale e poi il programma di misure e verifiche. Ho dato una garanzia, devo andare a spiegare che cosa misuro, quali calcoli faccio per dimostrare che quella garanzia viene raggiunta. Qui la norma, anche se non lo rende obbligatorio, consiglia, ed è un consiglio che mi sento di sostenere, di appoggiarsi a degli standard internazionali di verifica del miglioramento, come per esempio lo standard americano IPMVP, estremamente utile anche se abbastanza complicato. Contenuti successivi che deve avere il contratto sono quelli relativi al finanziamento degli interventi, quindi dire a chi, specificare chi è in carico per il finanziamento dell'intervento e ovviamente dire qual è il prezzo del servizio. Vi ricordo che se il prezzo è fisso, il contratto non è EPC. Comunque, da tutto quello che ci siamo detti, risulta che ci deve essere una certa variabilità, anche non completa, ma comunque deve essere presente, che lega il prezzo del servizio all'efficienza che viene effettivamente raggiunta e che, guarda caso, abbiamo verificato con il programma di misura e verifica. Dobbiamo dire qual è la durata contrattuale, quindi su che periodo di tempo, su che lasso di tempo il contratto vale. Dobbiamo specificare qual è la frequenza della reportistica e quindi dire con che frequenza verrà spiegato al cliente se i risultati sono raggiunti o no. Dobbiamo specificare, vi ricordo che è una delle attività che devono essere presenti, il piano informativo e formativo del cliente. Quindi il contratto deve riportare anche gli interventi di informazione, sensibilizzazione, eccetera, presso il cliente. Gli ultimi requisiti sono più specificatamente contrattuali. Devo specificare, per esempio, se ci sono attività non svolte in proprio dalla ESCO, ma fornite da parti terze. Devo poi dare un elenco di tutta la documentazione allegata, quella che supporta tutti gli elementi precedenti. Devo infine specificare quali sono le responsabilità e gli obblighi delle parti. Qui ovviamente è il punto dove gli avvocati si scatenano. Tutto questo insieme configura un contratto conforme a quello che è l'appendice B di 11.352.